Ne è passato di tempo. Giorni, forse settimane. Ho perso la cognizione. Mi sono ritrovato catapultato in questo strano posto, per poi intraprendere un lungo viaggio che mi ha portato in una città brulicante di giganti, in una strana foresta stregata e addirittura nell'inferno. Ma infine tutti gli indizi, tutte le piste che ho seguito, mi hanno riportato qui, nel posto in cui tutto è cominciato. Qualsiasi cosa sia successa, devo assolutamente parlarne con Lanka. Ehi là! Sono tornato. Eren, ce l'hai fatta, sei tornato dall'inferno. Allora, alla fine sei riuscito a trovare Six? Sì, è stata dura, ma l'ho incontrato. Prima di morire mi ha detto qualcosa di allarmante. Cosa l'hai ucciso? E che cosa ti ha rivelato? Si è ucciso. Per il resto, ora lo scopriremo, chiedendolo al vecchio. Lanka! Sei in casa? Eren? Sei tornato? Come vedi, sono qui di fronte a te. Non mi aspettavo di rivederti così presto, insomma, la situazione non è stata risolta. Ho fatto proprio come mi hai detto, sono stato nella Twilight Forest. Ho trovato Leech e l'ho ucciso. Ma nulla è cambiato. Dopodiché ho ritrovato Six, il sesto viaggiatore, mi pare, e l'ho inseguito nell'inferno. Lì, prima di togliersi la vita, mi ha rivelato qualcosa sul tuo conto. Six? Povera anima. Arriviamo subito al dunque. Quello che mi ha detto Six è stato qualcosa che mi ha distrutto. Dimmi, Lanka, è vero che ci sei tu dietro tutto questo? Ah, Six, devi sapere che lui è stato il viaggiatore venuto prima di te. Purtroppo ha perso il senno dopo che ha saputo la verità. Mi spiace molto per la sua dipartita. Per quanto riguarda quello che ti ha detto, è tutto vero. Tutto vero? Così lo ammetti. Vecchio, tu mi devi subito una spiegazione. La tua missione, uccidere Leech. Speravo veramente che avrebbe fermato tutto. L'ho convinto che fosse Leech il fautore di questa guerra. Forse mi sono sbagliato. Devi sapere che un tempo prima della guerra, Onalim era un regno prosperoso, in cui il re Leech e la sua regina regnavano ed erano amati dal proprio popolo. Il primo viaggiatore che tu hai avuto modo di affrontare era il primo cavaliere del re, ed io ero il suo braccio destro, la seconda guardia reale. Tutto ciò che cosa dovrebbe centrare con questa guerra? Che cosa hai fatto? Mi sono macchiato del più brutto, ma dolce, dei peccati. Io e la regina di Onalim eravamo innamorati. Cosa? Il nostro era un amore puro. Ma il re di Onalim, quando scoprì la verità, andò su tutte le furie. Non posso biasimarlo per questo. Divenuto ormai pazzo, si recò nella Twilight Forest, dove poi tu l'hai trovato e sconfitto. Ero convinto che fosse lui ad aver mandato tutti quei mostri, ma forse mi sbagliavo. Non sono stato io a causare questa guerra. La mia colpa è di aver acceso la miccia che ha innescato tutto questo. Mi spiace, Eren, se non te l'ho detto prima. Non sapevo proprio come fare. Quindi, tu, quello che hai fatto è sicuramente sbagliato, ma non puoi darti la colpa di questa guerra. Però aspetta, io ho ucciso Leech, eppure nulla è cambiato. Ho anche affrontato Six e per un attimo ho pensato che ci fosse lui dietro tutto questo, ma era solamente un pazzo, un'anima perduta. Chi è il vero colpevole dunque? A questo punto ho motivo di credere che la vera colpevole sia la regina. Non so bene per che motivo, so solo che lei si è rifugiata nell'ultima dimensione che ci rimane da controllare, il paradiso. E allora presto, dici subito come arrivarci. No, ora ho bisogno che tu stia qui con me. Dovrà andarci Eren, lui è quello più pronto. Eren, per farlo, avrei bisogno di raggiungere il portale del paradiso che si trova in alto nei cieli. L'unico modo per raggiungerlo in questo periodo buio è di cavalcare un drago, ma non so come tu farai. L'unico che aveva un uovo di drago era Six, ma ormai è morto. Tu parli di questo oggetto, quindi l'ha donato a te? Questo non me lo aspettavo. Dovrai accudire quell'uovo. Farlo schiudere e solo poi potrei volare con il drago. Wow, che rivelazioni scottanti. Beh, da un certo punto di vista non è neanche così sorprendente. In fondo molte guerre nella storia sono scoppiate per ragioni amorose. Certo che il vecchio deve aver avuto proprio una gioventù turbolenta. Comunque ok, devo andare nel paradiso. Sarà questa la mia destinazione finale, forse lì troverò la regina e potrò mettere fine a tutto questo. E forse tornare anche a casa. Ma
Beh, allora il primo passo è sicuramente utilizzare questo uovo di drago. Lo devo far schiudere. Sarà il caso di costruirgli una sorta di recinto. E quindi prendere del legno, che però ho già, quindi potrei trasformarlo sicuramente. Ma direi di partire dallo svuotare l'inventario. Ho raccolto molte cose che non mi servono al momento e che quindi dovrò lasciare giù. Per esempio non ho neanche un arco, quindi cosa me ne faccio di tutto ciò? Lasciamo giù anche i minerali e questi leggings alternativi li posso lasciare giù. Questo invece potrebbe servirmi in quanto non ho più della lana e mi servirà perché mi voglio fare anche uno zaino per partire per questa nuova avventura. Nella Twilight Forest ho riempito in fretta l'inventario, per cui se devo andare in paradiso avrò bisogno di più slot per portare le cose. Quindi fare uno zaino sarà essenziale e tra l'altro non ho neanche della pelle, quindi dovrò uccidere un po' di mucche. Vabbè, mi dispiace per loro, però periranno. Per il resto, ho dei bastoni? Sì. Ho del legno grezzo? Mi devo fare assolutamente un recinto per questo uovo. Per cui questi bastoni dovrebbero essere abbastanza? 16 bastoni. Vabbè, ne farò altri. Ne farò altri e mi farò anche un cancello per il recinto che vado a costruire. Più altre staccionate, che tanto non mi costa nulla. Bam. E con buona pace del vecchio utilizzerò il giardino della sua splendida città di Ezerav per recintare il mio draghetto. Se ne starà esattamente qui. Dovrà diventare un grande drago e dovrà farmi volare fino a questo benedetto portale. Ho finito le staccionate però. Ne devo fare altre. Ok, a questo punto manca solamente il cancelletto, bam, che aprirò, e l'uovo se ne starà qui in santa pace, aspettando che si schiuda. Per il resto il portale dovrebbe essere da qualche parte lì nei cieli. Non so esattamente dove, ma penso che il vecchio sicuramente mi saprà dire come raggiungerlo. Ora ho bisogno solamente di un po' di pelle, del vetro, insomma, mi devo fare uno zaino. Tra l'altro qui c'è un Lucky Block che non ho mai aperto. E non so se possa essere una buona idea, perché potrebbe nascondere anche una trappola, però ci voglio provare. Armature d'oro? Ok, questo Lucky Block è stato abbastanza deludente e non so se ne troverò altri in zona. Vabbè, penserò a cercare solamente una mucca, dato che ho bisogno della pelle e questo creeper non mi piace qui, quindi muorici subito! Il vecchio non sarà contento di questi buchi nella sua città. Ah, mucche, con un altro creeper in mezzo alle palle. Ok, non esplodere, amico. Stammi lontano e ora muori. Perfetto. Tu, dammi la tua pelle. Quanta però? Una sola unità. Mi servono almeno 4 unità di pelle. Quindi mi spiace, ma care mucchine, dovete morire un po' tutte. Dove sei? Dove scappi? Vieni qui. Ok. E tu pensi di nasconderti lì sopra? Sì, dico proprio a te. Adesso vengo a prenderti. Mi basterà salire da qui. E mi servi giusto tu, perché mi manca un pezzettino di pelle solo. Quindi poi le tue sorelle verranno risparmiate, fidati di me. Però ti devi sacrificare per la causa. Grande. Un po' di sabbia e a questo punto la sabbia se ne andrà qui a cuocere. Ho bisogno di un po' di vetro, quindi facciamo così. Per il resto dovrei avere tutto. Ho la pelle, ho il ferro, eccolo qui, ho l'oro, eccolo qui. Non mi ricordo cosa manca, mi sembra che mi manca un letto e una cesta. La cesta ce l'ho, il letto mi serve la lana, quindi andiamo a tosare un po' di pecorelle. Zacchete! 3 pezzi? Wow! Ok, non devo tosare più nessuno, mi spiace, il parrucchiere oggi chiude perché abbiamo già abbastanza lana. Dunque, per prima cosa mi farò un letto. E questo ce l'abbiamo. Dopodiché mi faccio 2 tank per liquidi e li metto qui. La pelle negli angoli. Dopodiché mi serve un unico blocco d'oro, il letto e la chest che non mi sono preso. Per cui la devo recuperare e rifare tutto. No, in realtà non mi serviva il letto, ma il sacco a pelo, che dovrebbe essere così. E penso che la lana rosa potrebbe fare il caso suo anche. Sì, ho quella bianca però. Ok, sacco a pelo, eccoci qui. Poi, chest qui, oro qui. Vediamo se finalmente ce l'ho fatta. I tank. Vai! Ce l'ho fatta però. Non dovrebbe essere rosa. Ho uno zaino rosa shocking, non fa molto eroe, però l'importante è che faccia il suo dovere. Fatto ciò, non rimane che armarsi, prepararsi e attendere che l'uovo si schiuda. E dopodiché si va in paradiso.